trovati a questo speciale La Notizia 24. Buongiorno Pietro, ben trovato. Buon pomeriggio Francesco, sono le 18:17 del 29 agosto del 2024. Diamo questo orario perché così i nostri ascoltatori sanno che siamo sulla notizia, siamo sul pezzo e diamo sempre le notizie in anteprima, prima ancora che le diano gli altri. Le notizie che sono importanti, le notizie che non vedrete assolutamente nei Altrove. nostri media. Beh, insomma, parliamone. E Allora, Pietro, andiamo. torniamo un po' indietro con il tempo, di qualche mese se non un annetto. Ricordiamo tutti la crisi gas di cui stiamo pagando le conseguenze per questa guerra assurda che ci sta impoverendo l'Europa, ma maggiormente il popolo italiano. Pietro, fecero un attentato al gasdotto che trasportava il gas dalla Russia all'Europa nel Mar del Nord. Venuto fuori da indagini che l'attentatore era un cittadino di origine ucraina. Dacci adesso le ultime news che sono arrivate qualche minuto fa, come tu accennavi. Noi dobbiamo ricordare che la prima informazione è stata, sono state i russi che non avevano nessun interesse perché su quel gasdotto avrebbero guadagnato soldi, per cui era palese che nessuno si fa Nonostante oltre. l'embargo, il gasdotto non si toccava. Ecco, noi abbiamo avuto l'intelligenza di fare l'embargo, proprio un'intelligenza di quelle paurose. Condanniamo i nostri errori, impoverendo il popolo italiano, sapendo che la guerra non poteva essere vinta e che la guerra è stata comunque persa. Non ne voglio ancora prendere E non atto. dimentichiamo una cosa. Si danno soldi per le armi, per Sì. difesa, armi di difesa, armi di difesa, e togliamo soldi alla sanità, alla scuola, alle pensioni, al mondo del E lavoro in Italia. a tutto il welfare non ci sono risorse. Addirittura Tajani Giorgetti, in una dichiarazione di ieri, mi pare, ha detto che non ci saranno soldi pure per le pensioni. Pensiamoci un attimo, questa, se fosse vero, sarebbe un dramma per tante famiglie. Non voglio nemmeno pensarci. Ma ritorniamo alla notizia importante, la notizia che per la quale facciamo questo speciale. Perché è un'ultima ora importante. E ve la dico così come mi è arrivata. Il sospettato dell'attentato del Nord Stream è fuggito dalla Polonia, dove era detenuto, all'Ucraina, a bordo di un'auto con targa diplomatica dell'ambasciata ucraina a Varsavia. Il Der Spiegel, il noto giornale tedesco, ne parla riferendosi ai funzionari della sicurezza. La pubblicazione rileva che la Polonia non era interessata a detenere Vladimir Zukaliev. Inoltre, i funzionari polacchi dissero ai tedeschi: perché dovremmo arrestarlo? Per noi è un eroe. E questa frase è virgolettata. In precedenza, la Procura Generale tedesca aveva emesso un mandato di arresto nei confronti dell'ucraino, ma naturalmente sappiamo perfettamente che ci sono alcuni mandati d'arresto, tipo quello di Pavel Durov, invitato a cena, così come abbiamo fatto nell'ultimo speciale, Sembra che in anche il Francia fratello che è sia arrestato. ricercato in Francia. Mi ha cercato anche il fratello, lui ha pagato una cauzione di 5 milioni di dollari e non può uscire dal paese. Pensiamoci un attimo, alcuni arresti si fanno, altri non si fanno, alcune fughe sono importanti. Chissà perché, forse, pensiamo male, avrebbe potuto parlare in un interrogatorio. Beh, è naturalmente una tesi complottista, ma io ricordo da anziano quale sono che anche in Italia abbiamo avuto queste fughe sensazionali che ci hanno raccontato, ce l'hanno raccontato in maniera carina, quando l'ex detenuto Kapler dell'SS fuggì dalla sua prigione. Portato in una valigia dalla moglie. Insomma, anche questa poi si è rivelata una grande bufala. Però i nostri media ce l'hanno propinata. Allora, come oggi, nulla è cambiato. Le notizie, quelle sciocche, quelle inverosimili, quelle delle più stupide, ormai dilagano.
E noi dobbiamo fare cosa? Dobbiamo soltanto prenderne coscienza e divulgare quelle che sono le verità. Più persone prendono coscienza, più persone probabilmente riescono a capire che questo non è un mondo che è a dimensione umana. Qualcuno tira le fila e gli altri debbono obbedire. No, grazie. Siamo svegli, abbiamo una modesta intelligenza, ma ormai a queste trappole, a queste notizie, siamo troppo abituate per non capire che sono delle sciocchezze inutili. Potevano dire, non possiamo interrogarlo perché sarebbe venuta fuori la verità. Questo signore sicuramente da solo non poteva fare nulla in quella notrim, perché era troppa probabilità, una persona da sola non ce l'avrebbe mai fatta, poi era troppo sorvegliato, insomma, non era possibile. Però ce l'hanno presentata così per lavarsi la coscienza, per dire che si erano sbagliati anche nel dire è stato Putin, ma chi è stato veramente? Oramai è palese. Amici che avete ascoltato questo ultimo speciale, vi ringrazio. Speriamo vi sia piaciuta quest'ultima notizia. Se vi è piaciuta, mettete un like e soprattutto iscrivetevi al canale. Grazie, grazie, grazie. Buona serata. Allora, grazie Pietro di questa ultima notizia giornaliera di oggi 29 agosto e ci aggiorniamo alla prossima e grazie a quanti ci seguono e continueranno a seguirci. Grazie ancora. Una buona giornata. Buonasera. Buona serata. La voce del Meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.